Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Arceria Storica. Sono Daniele dell'associazione Il Cigno e il Grifone. E oramai, praticamente, come più o meno una volta a settimana sto facendo, sto pubblicando un video sul tiro con l'arco, precisamente sull'arceria storica. Voglio presentare quest'arco qui. È un paddle bow tipico del basso Missouri, in legno di robinia, ed è stagionata circa 6 anni e 8 mesi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito a provarlo. Le frecce che utilizzerò ovviamente non sono delle frecce calibrate per lui, sono delle frecce da oltre 30 pollici. Ma per questa prova penso che vadano più che bene. Utilizzerò un bersaglio posto circa a 9 metri di distanza, che è quella macchiolina marrone che vedete lì sotto, e cominciamo a tirare. L'arco si presenta molto veloce. In realtà conosco molto bene quest'arco perché l'ho costruito, ci tiro spesso ed è molto molto divertente da usare. Tecnicamente non sono archi molto facili da costruire, perché bisogna comunque trovare un pezzo di legno buono. In questo caso questo legno mi è stato donato e sono molto contento, tra l'altro, del regalo, perché è uscito davvero un ottimo arco. Come vi dicevo prima, non sto usando delle frecce adatte a lui, ma nonostante questo l'arco tira molto bene. Una delle particolarità di questo tipo di arco è che, avendo l'impugnatura così stretta, può essere utilizzato anche come arco ballottaio, soprattutto per la caccia a piccoli mammiferi o a piccoli volatili. Ovviamente per la caccia al bufalo servivano libraggi ben più elevati. Le misure dell'arco sono in centimetri circa 122 centimetri e la larghezza del riser dell'impugnatura è di 2,5 cm. Ho praticamente calibrato l'arco in base alle misure originali del basso Missouri. Ma cominciamo a parlare un po' della storia di questi archi. Prima dell'avvento del cavallo, quindi prima della scoperta dell'America, questo tipo di archi non esisteva, non aveva modo di esistere. Semplicemente perché le tribù andavano a piedi, quindi spesso si trovava un arco molto grande, molto lungo, quasi come un longbow. Proprio dall'avvento del cavallo, siccome era molto difficile rimanere seduti sul cavallo e riuscire a tirare, gli archi cominciarono ad abbassare, a diminuire le loro dimensioni, passando dalla lunghezza di un uomo circa fino ad archi che potevano essere 1,20 m, 1,10 m, 1 metro, in base un po' alla tribù, in base al legno utilizzato. Per ovviare alla problematica di rottura degli archi, veniva rinforzato, soprattutto con della tendinatura, come in questo caso. Essenzialmente, come funziona la tendinatura o comunque la copertura di un arco? Viene posto sul dorso dell'arco un materiale che può essere sia vegetale o animale, per far sì che il dorso stesso non si rompa e l'arco assuma maggior forza, ma soprattutto anche maggior longevità. Bene, ad arco scordato potete guardare quanto è veramente piccolo questo arco. E dopo aver messo l'arco a riposo, voglio, prima di chiudere il video, voglio ringraziare due persone che mi hanno aiutato nel canale. Il primo è Emanuele Damiani per avermi composto la sigla.
E per avermela montata, invece, ringrazio Raffaele Di Lustro perché ha scelto le immagini migliori e me le ha montate al ritmo di musica. E detto questo, continuate a seguirmi, continuate a sostenermi, commentate, condividete, chiedete altre recensioni se volete. Continuerò a fare questo tipo di video se volete, anche se non volete, comunque continuerò a farli. Vi ringrazio e alla prossima.